Non abbiate paura. Desti! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Quest'oggi combattiamo per tutto ciò che vi tenete caro su questa bella terra. Radio Notting Hill, prodotto dai giovani dell'Associazione San Giovanni Paolo II. Il podcast che si erge contro il relativismo, che si preoccupa di ribadire che le foglie sono verdi d'estate. Un aiuto contro la dittatura mediatica del mondo moderno, perché si sa, gli uomini di oggi sono dogmatici ma senza saperlo. Sono liberi ma si dimenticano facilmente del loro credo. In poche parole, questo dogma inconscio spesso fa diventare molti uomini schiavi del loro pregiudizio. Verità, verità, verità. Babbo, mi racconti la storia di un santo? Stasera ti racconto una storia così avventurosa che sembra quella di un personaggio dei libri di avventura. Un viaggiatore instancabile che non indietreggiava davanti a nulla e pur di recarsi dove era necessaria la sua presenza, affrontava il mare con qualunque imbarcazione e qualunque tempo. Ti racconto la storia di San Francesco Saverio. Francisco, de Jasso Aspilocueta Tondo y Asnares de Javier, comunemente noto con il nome di Francesco Saverio, nasce il 7 aprile 1506 nel castello di Javier, nella Navarra, nel nord-ovest della Spagna. Francesco è un giovane forte, energico, intelligente e capace, dedito alla vita allegra degli studenti del suo tempo. È uno studente dell'Università di Parigi, dove alloggia presso il Collegio Santa Barbara insieme ad un altro studente spagnolo molto più grande di lui, Ignazio di Loyola. All'inizio Francesco disprezzava questo suo compagno, che a quasi 40 anni non aveva conseguito nessun titolo e oltre a questo aveva una gamba ferita, che gli impediva di prendere parte alle squadribande dei compagni. Durante le lunghe serate, che erano soliti trascorrere insieme con altri 4 o 5 compagni in interminabili conversazioni, Francesco riconobbe nel suo compatriota più anziano una mente lucida e geniale, audace e solidamente attaccata alla realtà della terra e in pari tempo protesa verso il cielo. Ignazio era solito ripetergli: Saverio, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? Pensaci bene, il mondo è un padrone che promette e che non mantiene la parola. E anche se mantenesse le sue promesse nei tuoi confronti, non potrà mai appagare il tuo cuore. Ma supponiamo che lo appagasse, quanto tempo durerà la tua felicità? In ogni caso, potrà forse durare più della tua vita? E alla morte, che cosa porterai con te nell'eternità? Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? Poco per volta questa massima entra nel cuore di Francesco Saverio e vi si imprime profondamente. Fu così che si legò a lui con un'amicizia senza limiti e ebbe inizio un percorso che farà di lui uno dei più grandi santi della storia della Chiesa. Il 15 agosto 1534, Francesco, Ignazio e altri 5 studenti della Sorbona, nella cappella di Santa Maria di Montmartre, pronunciano i voti di castità, di povertà evangelica e di recarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme per convertire i turchi. Se ciò non fosse stato possibile, si sarebbero recati a Roma e si sarebbero offerti al Papa per essere inviati da lui dovunque lo richiedesse il bene della Chiesa. Non essendo stato possibile raggiungere Gerusalemme, Francesco e i suoi compagni si recarono a Roma da Papa Paolo III, che fu lieto di accoglierli, pensando di inviarli in missione in vari luoghi, in Italia e fuori d'Italia. Prima di separarsi, essi decisero di costituire un ordine religioso, che si sarebbe chiamato Compagnia di Gesù, ed elessero come superiore generale Ignazio.
La vita di Francesco rimane un esempio incomparabile di primo gesuita missionario. Consacrato a Dio e all'apostolato, il 7 aprile 1541 Francesco parte per le Indie su richiesta di Papa Paolo III, che desidera evangelizzare quelle terre, all'epoca conquistate dal Portogallo. A quell'epoca il viaggio dal Portogallo alle Indie, passando per il Capo di Buona Speranza, è un'avventura da cui nessuno alla partenza si può vantare di uscire vivo. Se la nave non fa naufragio, le epidemie, il freddo, la fame e la sete provvedono spesso a decimare i passeggeri. Il 1 gennaio 1542 padre Francesco scrive ai suoi fratelli di Roma: «Ho avuto il mal di mare per 2 mesi e tutti hanno molto sofferto per 40 giorni sulle coste della Guinea. Tale è la natura delle pene e delle fatiche che per il mondo intero non avrei osato affrontarle un solo giorno. Ma noi troviamo un conforto e una speranza sempre crescenti nella misericordia di Dio». Il viaggio dura ben 13 mesi. Arrivato a Goa nel maggio del 1542, Francesco sceglie come dimora l'ospedale cittadino e come letto quello accanto al malato più grave. Da quel momento in poi il suo ministero verrà dedicato proprio all'assistenza degli ultimi, soprattutto per i bambini. Francesco inventa un nuovo metodo di insegnamento del catechismo. Li chiama a raccolta per le strade, suonando un campanello, e poi, una volta riuniti in chiesa, mette in versi i principi della dottrina cattolica e li incanta insieme ai ragazzi, facilitandone così l'apprendimento. Per 2 anni, inoltre, si dedica all'evangelizzazione dei Paravi, i pescatori di perle residenti nel sud delle Indie. Parlano solo il tamil, ma Francesco riesce a trasmettere loro i principi fondamentali della fede cattolica, arrivando a battezzarne 10.000 in un solo mese. Talmente grande è la moltitudine dei convertiti che sovente le braccia mi dolgono tanto hanno battezzato e non ho più voce e forza di ripetere il credo e comandamenti nella loro lingua. Non si dà pace per quante anime potrebbe guadagnare a Cristo se solo potesse contare su più persone. Si volge verso l'Europa, dove tanti uomini intelligenti consumano le loro forze in occupazioni prive di una grande utilità. Molte volte mi viene l'idea di andare all'Università d'Europa e là, gridando a gran voce come un uomo che abbia perduto il senno, dire a uomini più ricchi di scienza che non del desiderio di farla fruttificare: quante anime, per la loro negligenza, sono defraudate della gloria celeste e vanno all'inferno. Se, pur studiando le lettere, essi si studiassero anche di meditare sul conto che Dio gliene chiederà, cercherebbero la vera conoscenza e l'intima percezione della volontà divina. Si uniformerebbero ad essa più che non alle loro proprie inclinazioni e direbbero: «Eccomi, Signore, che cosa vuoi che io faccia? Mandami dove vuoi e, se necessario, anche alle Indie». Sono stato sul punto di scrivere all'Università di Parigi che milioni e milioni di pagani si farebbero cristiani se non mancassero gli operai. Il suo ideale è chiaro. È peggio della morte vivere lasciando Cristo dopo averlo conosciuto per seguire le proprie opinioni o inclinazioni. Non vi è una pena uguale a questa. Nel 1547 la vita del futuro santo ha un'ulteriore svolta. Incontra un fuggiasco giapponese di nome Anjiro, desideroso di convertirsi al cristianesimo. L'incontro fa sorgere in Saverio il desiderio di recarsi in Giappone per portare il Vangelo anche nella terra del Sol Levante. Vi giunge nel 1549 e, nonostante sia in vigore la pena di morte per chi amministra il sacramento del battesimo, il religioso spagnolo riesce a creare una comunità di centinaia di fedeli. Dal Giappone alla Cina il passaggio viene quasi naturale. Saverio guarda il paese del dragone come nuova terra di evangelizzazione e nel 1552 riesce a raggiungere l'isola di Shangchuan, da dove cerca di imbarcarsi per Canton, ma una febbre improvvisa lo coglie. Stremato dal freddo e dalla fatica, Francesco Saverio muore all'alba del 3 dicembre.
Una sua reliquia è invece conservata a Roma dal 1614 nella chiesa del Gesù. Si tratta dell'avambraccio destro con il quale ha battezzato migliaia di fedeli. Babbo, come poteva fare da solo tutte queste cose? In realtà, anche se Francesco era solo ad affrontare tutte queste difficoltà, lui non si è mai sentito solo perché il legame che c'era con i suoi confratelli era talmente solido che era come stare sempre insieme. Spesso scriveva ad Ignazio per avere da lui un consiglio o una parola di conforto, ben sapendo che non avrebbe ricevuto risposta se non prima di molti mesi. Per tenere sempre nel suo cuore i confratelli, porta al collo un reliquiario contenente la firma di Ignazio e degli altri compagni, una reliquia di Tommaso Apostolo e la formula della sua professione. A questo proposito scrive: «E affinché io non mi dimentichi giammai di voi altri, sia mediante un assiduo e particolare ricordo, sia per mia gran consolazione, vi faccio sapere, carissimi fratelli, che dalle lettere che mi avete scritto ho ritagliato i vostri nomi, vergati dalla vostra stessa mano, e insieme al voto che feci della mia professione li porto sempre con me, per le consolazioni che ne ricevo». Fu definito il divino impaziente. Il suo temperamento era sanguigno, carico di ottimismo, capace di piangere per la solitudine e l'amarezza, ma pieno di coraggio e di fiducia. Puntava sulla conversione delle persone, perché a loro volta donassero ciò che avevano ricevuto. Era tutt'altro che ingenuo. Voleva che i suoi collaboratori fossero uomini provati, fedeli nelle piccole cose, perché solo così potevano essere pronti per affrontare le dure prove della missione. Dalle sue lettere traspare il suo apostolato, svolto in maniera semplice, umile, col volto sorridente o, come dice un'altra fonte, con la bocca piena di riso. Scrivendo ai suoi compagni di missione, li sprona alla santità della vita, che ha il suo fondamento nell'umiltà. Quell'umiltà vera, però, che si esprime nella diffidenza per le proprie forze e nella fiducia nel Signore in mezzo alle difficoltà e ai pericoli. Vuole che i suoi fratelli si modellino su questo stile. Scrive ad un suo amico: «Converserete con tutti con volto allegro, non vergognoso né arcigno, perché se vi vedranno severo e triste, molti tralasceranno per timore di giovarsi di voi. Siate pertanto affabile e benigno. In particolare le ammonizioni siano fatte con amore e garbo. Non per la paura dell'inferno, né per la speranza del paradiso, ma per come mi hai amato, io ti amo». Quando si considera la vita di questo gigante della santità, si è colpiti dalla quantità di fatiche e di sofferenze che ha dovuto sopportare. Il suo segreto si trova in un amore senza limiti per Gesù. Negli esercizi spirituali, Sant'Ignazio gli ha insegnato ad ascoltare la chiamata di Cristo. «È mia volontà conquistare tutto il mondo, sottomettere tutti i miei nemici e così entrare nella gloria del Padre mio. Chi vuole venire con me, lavori con me. Mi segua nelle fatiche, per seguirmi anche nella gloria». Docile, Francesco Saverio si è mostrato pronto e diligente nel compiere la santissima volontà di Gesù e si è dedicato senza riserve a tutte le opere per estendere il regno di Dio. Community for Young, progetto finanziato dalla Regione Marche, Dipartimento delle Politiche Giovanili e Sport.